Buongiorno a tutti, sono Andrea, nuovo membro del gruppo Utfi. Oggi vi porterò questo squad builder. Come vedete è una squad builder molto particolare. E quindi iniziamo ad analizzarlo. Il portiere è Muslera del Galatasaray, veramente pagato poco, ma devo dire che tutta la squadra è veramente molto molto economica come costo, nonostante due if là in attacco. Passiamo al terzino destro, Buffarini, che ha 88 di velocità e 83 di fisico. Il work rate non è il massimo, ma veramente è un ottimo giocatore, affiancato da Cetto, che fa tripla intesa, anche lui una buona velocità, un work rate veramente ottimo, normale alto. Poi lo sono già trovato con Ancora, quindi ancora meglio così. L'altro è il difensore centrale più completo del gioco per statistiche totali, cioè Kiju, che ha 74 di velocità, 84 di fisico, work rate normale normale, tanto lui di difesa molto buono. Poi abbiamo Assokoto, con 81 di velocità, 77 di fisico, work rate alto alto, quindi veramente molto buono anche lui come statistica e soprattutto come work rate. Passiamo al centrocampo, troviamo Videla, che sarebbe dare intesa a Milito, giocatore abbastanza completo, vedete le statistiche, normale alto, che non si vede tanto perché avanza anche molto. Poi abbiamo Donk, che veramente è un giocatore possente, ha veramente un fisico eccezionale, magari non molto agile, però veramente un gran giocatore, un gran stoppatore. Abbiamo praticamente Soclone in via a sinistra, con 71 di velocità e 85 di fisico, però devo dire che ha anche veramente un ottimo tiro e un ottimo colpo di testa, anche se viene salvato solamente 63. Poi passiamo al trio d'attacco, cioè Snyder, chiaramente 5 di piede debole, 3 di mossa e abilità, cioè ormai lo conoscete tutti. Poi le sue punizioni sono qualcosa di spettacolare, oltre al dribbling e al passaggio. Poi passiamo all'attacco, dove abbiamo il principe Diego Alberto Milito, la sua versione IF. Veramente mi è piaciuto tantissimo, perché come vedete le statistiche non è che siano così esaltanti. E poi affiancato da Eto'o, che ha 4 di mossa e abilità, 3 di piede debole, una buona velocità, un ottimo tiro. Veramente due giocatori che ho messo insieme sono qualcosa di formidabile. Adesso andiamo a vedere qualche clip. Come state vedendo qui, veramente si riesce a difendere bene. E soprattutto guardate, Donk rimane sempre fermo lì al centro. Poi abbiamo Snyder, che si riesce a giostrare molto bene col pallone, mentre Eto'o spesso sta largo, sia a sinistra che a destra, mentre Milito tende a rimanere più centrale. Infatti qua ho provato a fare un cross in mezzo per Milito, che è stato anticipato. Però guardate qua, come vedete, come vi dicevo, Mbia ha veramente un ottimo tiro anche dalla distanza, seppur le statistiche dicono il contrario. Soprattutto fanno molta densità a centrocampo e quindi si riesce a recuperare spesso e volentieri il pallone già dal centrocampo e non nella propria difesa. Poi come vedete qua, sì, appunto, rimangono sempre in posizione, non tendono a lasciare dei buchi in mezzo al campo. Poi qua, cioè, Milito è veramente qualcosa di straordinario, qua ha una finalizzazione assurda, perché anche se non ha un tiro potentissimo, anche se non ha un dribbling, un'agilità pazzesca, ha una finalizzazione incredibile. Cioè ogni tiro che faccio, facciamo 6, ogni 8 tiri su 10 gol in pratica, ed è una cosa eccezionale per un giocatore che comunque costa veramente pochissimo. Poi guardate qua come si va a riprendere il pallone, qui la piazza in mezzo per Eto'o, che vabbè, basta solamente fare un tap in e la butta dentro. Devo dire che Eto'o, quando tende ad allargarsi un po', lascia qualche spazio, ma viene sempre coperto da Mbia subito dietro, quindi è una cosa veramente sopportabile, diciamo così. Quindi mi sono trovato veramente molto bene, anche se è un modulo che uso molto di rado, anzi praticamente non l'ho mai usato se non per questa squadra, però mi sono trovato bene. Come vedete qui sempre tendono a prendere palla, come vi dicevo prima, a centrocampo. Veramente sono, essendo un Donk e Mbia giocatori molto simili, creano un blocco di fisicità veramente possente. E ho avuto difficoltà solamente con delle squadre dove c'erano giocatori molto molto veloci, ma se si riescono a bloccare al primo tentativo non passa nessuno. Poi qua, come vedete, Snyder, anche se è completamente pressato, riesce a dare pallone con una facilità impressionante. Eto'o anche degli ottimi tiri a giro. Qui ancora guardate Milito che lancia Eto'o, che resiste di fisico nonostante non sia stomaciste, diciamo. Poi cross la palla in mezzo, ecco qua quello che vi dicevo. Mbia va a prendere il suo posto e copre quella parte lì e insacca il pallone di testa. Poi ovviamente, come poteva non mancare anche Snyder fra gli autori delle reti, guardate qua che punizione magistrale che mi ha fatto sotto l'incrocio, imprendibile per il portiere. E così ho anche vinto questa, che era la prima partita in assoluto tra l'altro, per 4-0, quindi sono trovato veramente veramente molto 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 bene. Qui vediamo la punizione veramente magistrale, guardate qua, infatti come l'ha piazzata bene, facilità estrema. Di solito con alcuni che hanno statistiche un po' alte mi trovo sempre un po' male, invece mi sono trovato bene. Mentre qua c'è il lancio per Milito, che ha stoppato la palla praticamente con una facilità assurda, ha stoppata molto molto bene, poi è saccata dentro nell'angolino opposto.
Qui di nuovo c'è ancora Milito che di prima tira una sassata in porta, che anche se centrale il portiere non è riuscito a prenderla. E veramente, ragazzi, Milito anche rispetto a Tumi fa una valangata di gol, è una cosa allucinante. Per il prezzo ve lo consiglio veramente tanto se volete provarlo anche per divertirvi. Questa è la rosa finale. Io, come ho già detto almeno 200 volte, ve la consiglio per divertirvi un po'. Ci vediamo al prossimo video, bella a tutti!